Carissimi telespettatori, ben ritrovati. Siamo qui ancora in compagnia di Don Domenico. Ciao Domenico. Salve. Don Domenico, buongiorno. L'abbiamo già incontrato ieri, ci ha accompagnati nella riflessione di questa prima parte del Giovedì Santo, del Triduo Pasquale. Don Domenico, ci ricordiamo, è attualmente collaboratore nella parrocchia di San Pio X, ma diciamo lui è uno studente ancora, è un prete studente, perché lui è a Roma e studia diritto canonico, e quindi qua dobbiamo essere molto precisi quando siamo... Certo. Perché lui altrimenti ci richiama. Allora, detto ciò, Don Domenico, ancora buongiorno. Come è andata ieri sera? È stata una bella serata di preghiera, di silenzio soprattutto. Ecco, perché dove si può incontrare il Signore? Nel silenzio. Quando facciamo silenzio e togliamo quel rumore dalla nostra vita, il Signore ci permette e ancora si presenta a noi e ci parla. Ecco, anche noi nella parrocchia di San Giovanni a Savignano, come facciamo sempre, ormai tradizione da 12 anni, abbiamo trascorso tutta la notte in preghiera, quindi non solo un'ora ma tutta la notte, certo, turnandoci, però Gesù non è rimasto mai solo. E di per sé stamattina ancora Gesù, anche in questi momenti, nelle nostre parrocchie ancora, no, certo, esposto, sì, per l'adorazione, fino poi ad oggi pomeriggio. Ecco, adesso iniziamo a parlare un po' di oggi pomeriggio, perché questo Venerdì Santo è dedicato alla Via del Dolore, e noi, come vi dicevamo ieri, ritorneremo a Gerusalemme, proprio in quella che è stata la strada, la Via del Dolore, percorsa da Gesù, e noi proveremo a capire anche il senso che ha riportare oggi nel Venerdì Santo questa giornata della Via Dolorosa. Don Domenico, allora, direi per tutti oggi è Via Crucis. Sì, è tutte Via Crucis. Questa è una grande difficoltà che la Chiesa fa. Perché difficoltà? La Via Crucis, ricordiamo, è un più esercizio, ma credo che l'importanza, cioè, di questa giornata... Quando diciamo più esercizio, Don Domenico, che diciamo? Come un rosario? Sì, è un rosario, come non so, la coroncina della Divina Misericordia, no? Tutti i telespettatori, soprattutto le signore alle 3 del pomeriggio, si fermano per questa preghiera della Chiesa, ma quello che è centrale... Quindi diciamo che come la coroncina, come il rosario, non sostituiscono la messa. No, non sostituisce nulla. Anche oggi la Via Crucis non sostituisce... Non sostituisce dell'adorazione, sì, perché se ci avete fatto caso, non credo, perché ancora dobbiamo celebrare quella di oggi, noi non inizieremo con un segno della croce oggi pomeriggio, l'adorazione della croce. Perché? Perché la celebrazione è iniziata ieri sera, il rito della lavanda dei piedi, ma la messa è iniziata ieri, concluderemo domani sera con la Via di Pasqua. Quindi, diciamo, è una grande liturgia. E dentro questa liturgia, ieri abbiamo visto l'ultima cena con la lavanda dei piedi, poi siamo stati nel Getsemani a pregare almeno un'ora con Gesù, e oggi pomeriggio invece vivremo il grande mistero della croce. Sì, infatti sì. Oggi è una liturgia diversissima tra tutte le altre liturgie dell'anno, non c'è la consacrazione, ma al centro della nostra liturgia è messa proprio la croce. Sì, messa alla croce, e questo noi lo vedremo anche con la lettura della Passione che si rifarà. Noi l'abbiamo vista domenica scorsa con l'Evangelista Marco, che sta accompagnando un po' tutti i Vangeli di queste domeniche, mentre oggi ascolteremo quella il Vangelo Giovanni. Di Giovanni, che è quello più teologico, e si ferma proprio sul vero senso, quello di Gesù come agnello immolato. Come dico sempre, io credo che... per noi, per molti, Pasqua significa poi tutto sommato andare a messa la domenica di Pasqua, ma io ci terrei di nuovo ad invitarvi, come abbiamo fatto anche con Don Giuseppe l'altro giorno, a partecipare ai riti del Triduo Pasquale, e particolarmente a quello di oggi pomeriggio. Normalmente nelle parrocchie si fa verso le 6, penso, sì, no? Più o meno, sì, questa, sì, è l'ora in cui nelle parrocchie si celebra, perché è un rito bellissimo. Al centro c'è la croce, questa croce che si svela un po' alla volta e ci mostra proprio i segni di quella passione attraverso la quale il Signore ha donato la sua vita per noi. Ed è bello vedere anche come inizia questa celebrazione. Don Francesco, il sacerdote con i ministri arrivano ai piedi dell'altare e si prostrano, segno, cioè, proprio di, a terra, a terra, no? Sì, a terra. Di prostrazione, proprio per dire, ecco, come Gesù anche noi preghiamo, ci mettiamo in profonda preghiera, e poi inizia la liturgia della parola con Isaia, il canto del servo sofferente, dove le profezie prendono compimento nella persona di Gesù. E poi diciamo che il centro di questo momento è proprio quando andiamo anche a baciare la croce. È l'unico giorno in cui possiamo anche inginocchiarsi, esatto, davanti alla davanti croce. Alla croce la andiamo a baciare, proprio segno di questo stare ai piedi della croce come Maria e il discepolo un prediletto. Un po' tutti noi siamo, ecco, questo siamo discepolo prediletto, questo discepolo che Gesù amava. Lo stesso Gesù, lo stesso discepolo che ha posto il suo cuore ieri nell'ultima cena sul cuore di Gesù. Quindi è un discepolo che ha sentito il battito del cuore di Gesù.
Ecco, e allora adesso noi facciamo così, andiamo di nuovo a Gerusalemme in questo pellegrinaggio virtuale, andiamo a vedere proprio i luoghi della Via Crucis, che per noi magari sono anche un po' romantici, abbiamo una visione molto romantica di una collinetta che si sale con queste croci sopra. Poi invece andiamo a vedere che oggi la Via Crucis, come ai tempi di Gesù, è qualcosa che è avvenuta nelle strade del mercato di Gerusalemme, nel cuore di Gerusalemme, tra la casa dove è stato condannato a morte fino a dove è stato crocifisso. Quel tratto di strada non ha nulla di romantico, ma i poveri crocifissi dovevano, con questa croce sulle spalle, attraversare il centro di un mercato dove poi subivano anche tante ingiurie. Quindi con Gesù da Via Crucis a Via dell'Amore. Esatto. Allora vediamo, andiamo tutti quanti insieme a Gerusalemme per passeggiare con queste immagini nella Via Dolorosa. Bene. Essi allora presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Eccola la via della croce, la più famosa strada della Gerusalemme vecchia, quella segnata per sempre in tutte le lingue via dolorosa, perché percorsa un giorno da Gesù, carico della croce. Certo, le tracce di quel percorso non sono rimaste così precise e visibili, ma niente più storico di quelle dolorose tappe verso la meta finale, di quel cammino che certamente comunque si snodò in questa e non in altre zone della città. Dal XII secolo la tradizione cristiana ha fatto iniziare qui la via dolorosa di Gesù verso il Calvario. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Sebbene Gesù abbia sentito pronunciare la sua sentenza di morte sul litostroto, si è stabilito l'uso di cominciare le preghiere della prima stazione nel cortile di questa scuola musulmana, che pare ambientato anch'esso nell'area della Fortezza Antonia. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. La seconda stazione, ricordata lungo la Via Dolorosa, sulla parete esterna della Cappella della Condanna. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Il Vangelo veramente non ci parla né di questa né di altre cadute di Gesù, ma la tradizione ce ne ha conservato il ricordo, trovando un tacito consenso nel fatto che Gesù, stremato dall'agonia del Getsemani e dalla sanguinosa flagellazione nel pretorio, non reggeva più sotto il peso opprimente del patibolo. La terza stazione, quella della prima caduta di Gesù, ha luogo nel fondovalle all'incrocio con la via che scende dalla porta di Damasco. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. La quarta stazione della Via Crucis recentemente ha trovato nella cripta della Chiesa dei Cattolici Armeni una nuova collocazione, così da godere di uno spazio più tranquillo, isolato dai rumori di questa trafficata via di passaggio. La terza e la quarta stazione sono ora così collegate, nello spazio restaurato, anche i resti di alcuni antichi bagni pubblici turchi che probabilmente coprirono una chiesa di epoca crociata. Ma a livello inferiore si trovano tracce di una chiesa ancora più antica, di epoca bizantina, i cui mosaici furono portati alla luce il secolo scorso. Questi sandali, in particolare, secondo un'antica tradizione, potrebbero indicare il luogo in cui Gesù incontrò sua madre. Qui, tra l'altro, siamo proprio a livello archeologico dell'epoca di Cristo. La nuova quarta stazione è l'unica che lo può vantare. Accanto ad essa una cappella che diverrà luogo di adorazione perpetua al Santissimo Sacramento, vuol dire
che nel cuore della via dolorosa di Gerusalemme pulseranno i battiti di una incessante preghiera eucaristica. Quinta stazione. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere sulla croce di lui. È in questo incrocio di strade che si colloca l'episodio del Cireneo, costretto dai soldati a prendere sopra di sé il patibolo di Cristo. La quinta stazione, che ricorda di quell'incontro inatteso con la croce, è segnata da questa piccola cappella francescana. Il solo contatto con quello strumento di redenzione dovette riuscire a salutare al fortunato Cireneo, perché dalla menzione esplicita che l'evangelista Marco fa dei suoi figli Alessandro e Rufo come di due persone ben note alla comunità dei cristiani, appare evidente che Simone e la sua famiglia erano divenuti discepoli fedeli del giusto perseguitato. Domenica, abbiamo visto questa bellissima prima parte della Via Dolorosa, commentata anche con queste parole, con queste immagini. Ricordiamo anche che tutta la Via Crucis però non è tutta raccontata nei Vangeli, ci sono alcune di queste stazioni che fanno parte invece un po' della tradizione della Chiesa. Sì, la Via Crucis di per sé non è stata, non appartiene al Vangelo, cioè sappiamo Santo Gesù caricato e la croce è salito su questo monte. Però poi la tradizione, ecco, i primi cristiani hanno voluto anche riprendere un po' questo peregrinare di Gesù sotto il peso della croce. Sono note tutte le 14 stazioni fino ad arrivare alla quindicesima dove Gesù risorge. Poi nel tempo di Pasqua ci sarà la cosiddetta Via Lucis, la via della luce. Ma è la tradizione che ha fermato facendo alcuni momenti, come diciamo, sono evangelici, certo, che vengono fuori dal Vangelo, anche il Cireneo, no? Alcuni sì, di quei personaggi, la Veronica, altri invece fanno parte un po' della tradizione, che potremmo dire un po' saranno i ricordi che i cristiani qualcuno ha conservato, ma soprattutto il desiderio di starci tutti dentro la Via Crucis, sì. Sennò quel desiderio di entrare, essere un po' tutti quanti Cirenei, esatto, un po' tutti i protagonisti di questo viaggio del dolore di Gesù, per condividerne il dolore ma soprattutto la gioia della risurrezione. E certo, perché noi dobbiamo sempre capire, e questo lo viviamo anche nell'Eucaristia che ogni giorno la Chiesa celebra, Gesù già è risorto, ma ricordare questi momenti non serve altro per noi cristiani a riprendere il nostro cammino e a rinvigorire il nostro cammino. Quindi ecco un po' la Via Crucis deve essere questo momento dove tutti quanti ci sentiamo e compatiamo, no? Questa parola, compassione, noi la vediamo sempre come qualcosa di passivo, invece no, significa mettere il mio cuore insieme al cuore di Gesù e quindi con lui salgo. C'è una bellissima immagine di un pittore che ritrae Gesù e il Cireneo, dove questa parte della croce, diciamo, che porta Gesù sulle spalle, Gesù e il Cireneo abbracciati la portano insieme sul Calvario, una delle immagini sicuramente più belle che ci abbiamo della Via Crucis, consegnata anche da un artista contemporaneo. Sì, e questo dice tutto, questa immagine, noi insieme con Gesù. Questo Cireneo rappresenta un po' tutta l'umanità che si sente abbracciata da Gesù, e proprio in quei momenti, no? Ricordiamoci anche quell'anonimo brasiliano un po' che tutti conosciamo, sì. Proprio in quei momenti in cui ci sono solo due passi, non sei tu a camminare ma Gesù che ti porta. Allora, Don Domenico, ancora ce ne andiamo per le strade di Gerusalemme e per questa seconda parte della Via Dolorosa. Bene, Don Domenico, Domine Ivimus, Signore, finalmente ci siamo. Fu l'espressione entusiasta di un gruppo di pellegrini del III secolo che, arrivati a Gerusalemme via mare, giungevano finalmente al Santo Sepolcro. È con lo stesso medesimo sentimento che ancora oggi ogni cristiano arriva qui, al vertice del suo pellegrinaggio. La Basilica del Santo Sepolcro è il cuore della Gerusalemme cristiana. Qui tutto si è compiuto e qui sono conservati i due luoghi in cui avvennero i più grandi misteri della vita di Cristo. Il Calvario, dove si consumò la sua morte redentrice in croce, e il luogo in cui fu sepolto, dove la vita trionfò nella gloria della sua risurrezione.
La basilica dunque custodisce entrambi i luoghi, che infatti erano vicini, come riferisce il Vangelo di Giovanni, che scrive: «Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo». Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Poi lo crocifissero. Era qui quel luogo di esecuzioni capitali per crocifissione, diventato al tempo di Gesù una cava di pietre abbandonata, posta fuori delle mura di Gerusalemme, ma in prossimità di esse. Anche le tombe del primo secolo, che si vedono ancora oggi all'interno della basilica, e la stessa tomba di Giuseppe d'Arimatea testimoniano che il luogo della crocifissione era situato fuori della città. Infatti, secondo la legge giudaica, era rigorosamente vietato seppellire i morti dentro le mura della città. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Il più buio pomeriggio della storia si consumò qui. Certo, il susseguirsi lungo i secoli delle varie costruzioni che hanno soffocato l'originale morfologia del paesaggio e l'attuale multiforme presenza di cappelle e altari richiede un po' di immaginazione, ma il luogo che ha visto la morte di Cristo appeso a una croce è esattamente questo. E quello spuntone roccioso, detto Calvario o Golgota, con la roccia, in alcuni punti ben visibile, sopra la quale fu innalzata quella croce, è ancora qui, offerto alla devozione degli innumerevoli pellegrini che ogni giorno, da 20 secoli, si prostrano commossi laddove Gesù Cristo versò il suo ultimo sangue. Come pure è autentico, ed è esattamente questo, il luogo del sepolcro nel quale fu deposto il corpo di Cristo e dove dunque avvenne la sua risurrezione. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto». Inconfutabili prove storiche ed archeologiche garantiscono l'autenticità del luogo, il quale fu venerato fin dai primi tempi del cristianesimo dalla comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme. Nel 135 l'imperatore Adriano, volendo trasformare Gerusalemme in una città romana, le cambiò pure il nome, chiamandola Elia Capitolina, interrò tutti i luoghi santi cristiani e anche qui fece livellare il sito mediante un terrapieno, facendo costruire sull'area il foro e il Campidoglio di Elia Capitolina, con templi e statue dedicate a Giove e a Venere. Monumenti pagani che due secoli più tardi divennero segno sicuro di identificazione. In tal modo, senza volerlo, Adriano conservò nel tempo il sito più sacro alla cristianità. Nel 325 Sant'Elena individua il luogo del Calvario e del Sepolcro e Costantino vi edifica un sontuoso complesso per il culto. Anzitutto, isolando dalla collina la grotta del Sepolcro, vi costruisce sopra un mausoleo rotondo. È l'Anastasis, che almeno nella sua pianta è ancora l'attuale rotonda. Poi chiude con un porticato aperto il giardino che ha nel suo angolo sud-est la collinetta del Golgota e vi costruisce davanti una grande basilica a 5 navate con un ampio atrio che dà sul cardo massimo di Adriano. Lo spettacolare complesso costantiniano del IV secolo, con l'Anastasis, il giardino e la grande basilica a 5 navate, fu distrutto dal persiano Cosroe II nel 614. Dopo deboli tentativi di una nuova degna ricostruzione, nei secoli successivi seguirono altre devastazioni, fino ad arrivare all'epoca dei crociati, che, conquistata Gerusalemme il 15 luglio del 1099, seppero restituire al Santo Sepolcro tutto il suo splendore. Ciò che resta ancora oggi, nonostante le aggiunte, il deterioramento e i restauri, porta l'impronta crociata. L'edicola attuale è opera dei greci ortodossi che la rinnovarono dopo un ennesimo incendio nel 1810,
All'interno vi è una lastra di marmo in forma d'altare. In pratica del sepolcro è rimasto solo il perimetro, ma è luogo sicuro. È qui il cuore della basilica. Ogni pellegrino vi entra con un'emozione intensa per toccare il luogo in cui fu deposto il corpo di Gesù e per rinnovare il proprio atto di fede nella sua risurrezione. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salomè comprarono oli aromatici per andare ad imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Qui è il centro del mondo, qui è il cuore della nostra fede. A volte può capitare di essere colti da una prima impressione di sconcerto, perché tutto qui dentro sembra così freddo e trascurato, così stantio e arruffato, con tutte quelle divisioni di spazi e tempi per il culto tra gli inquilini di differenti riti cristiani, che sembra davvero di toccare con mano la veste di Cristo divisa. Ma ciò accade proprio perché questo è il punto concentrato di tutta la cristianità, che porta in sé tutte le tracce della storia dei cristiani, fatta di 2000 anni di culture, di stili e di divisioni. Ognuno ha lasciato e cercato di conservare qualcosa del suo passaggio e della sua presenza. Se manca la conoscenza di questa dimensione storica, si rischia di appiattire tutto e rendere senza significato quello che invece è una ricchezza enorme da scoprire e da vivere. In fondo, è proprio questa tomba vuota che qui a Gerusalemme tiene tutti i cristiani uniti attorno all'unico Cristo risorto. E forse bisogna entrare in questo luogo cercando di spogliarlo del suo vestito sontuoso e a volte pesante, fatto di pietre, di altari e di candelabri, per immaginarlo invece nella sua originaria essenzialità. Quel mattino dopo il sabato si stagliava ancora contro il cielo primaverile la sagoma della croce, poco lontano il giardino di Giuseppe d'Arimatea con un sepolcro trovato vuoto. Bene, Don Domenico, non ci resta che dare l'appuntamento per questa sera. Qui a Giuliano alle 8 ci sarà la Via Crucis tradizionale e i nostri telespettatori la potranno seguire anche dalla televisione. Io ci sarò in regia per commentarla, cioè per commentarla. Il commento sarà fatto dal vivo per le strade, però proveremo anche un po', mentre il popolo cammina, lì dove ci sarebbe un silenzio, a ricordare quello che forse abbiamo detto anche io e te stamattina, il significato di questa via dolorosa. Sì, ricordiamo però anche che si farà una buona Via Crucis se prima tutti quanti abbiamo vissuto la seconda parte del Triduo Pasquale, questa celebrazione dell'adorazione della croce, questa liturgia particolare, e che poi la Via Crucis sarà un po' il compimento di questo. Insieme con Gesù adoriamo la croce, ma l'accompagniamo sicuramente, ecco, per le strade anche della nostra città, esatto, di Giugliano. E diciamo anche che questa tradizione di fare la Via Crucis la sera a Giugliano la si fa anche ad Aversa, la, certo, si fa in tante città. È diventato anche un momento, per dire, nel quale tutte le comunità che hanno celebrato anche e celebrano il Triduo Pasquale nelle proprie parrocchie, nelle proprie chiese, e poi per questo grande momento ci si incontra tutti insieme, è proprio quasi un desiderio, sì, di voler stare insieme anche come città. Soprattutto è un cammino di silenzio. Sì, è poi un cammino, è vero, ecco, a volte tra tutte le altre processioni si sente il silenzio. È il silenzio che deve accompagnare. Noi
sbigottiti davanti a questo mistero cruento della croce, sapendo però che questa croce, da simbolo di morte, qual era per il popolo romano, per il popolo anche di Israele, diviene segno di vittoria. Benissimo, Don Domenico, io ti ringrazio per questi due giorni. Grazie che hai trascorso a voi. Con noi, ci incontreremo ancora sicuramente prossimamente anche qui allo chalet. Intanto io vi saluto, ecco, vi auguro di trascorrere un felice, anche oggi una felice giornata che potrebbe avere i toni della tristezza, ma noi non dimentichiamo mai che questo che fa oggi Gesù è un atto d'amore, qualcosa che ci spalanca una gioia e una serenità immensa. E intanto ci diamo appuntamento a stasera alle 8 qui a Teleclub Italia per la Via Crucis, così potete seguirla anche in diretta per chi non può scendere per le strade di Giuliano, e vi auguriamo buona Pasqua. Lo facciamo anche con il commento del Vescovo che manderemo proprio alla fine di questa seconda parte di Casa Chalet, dove anche il Vescovo fa a tutti quanti noi gli auguri di trascorrere un santo e felice Pasqua in famiglia e con tutti coloro che vogliamo bene. A tutti voi buona Pasqua. È Pasqua, è la domenica della risurrezione. È l'ottavo giorno, come dicevano gli antichi, cioè il primo giorno della nuova settimana. E dunque il primo giorno di una vita nuova, di una creazione nuova. Ecco, quando vorremmo che questo fosse vero per tutta quanta l'umanità, per noi, per ciascuno di noi. Fosse vero il sapere di poter iniziare, di poter cominciare un cammino nuovo, perché il Signore è risorto, perché l'umanità che è stata prostrata, avvilita, l'umanità che è stata come sconfitta dal suo stesso egoismo, dal suo peccato, quella umanità che sembra non riuscire a trovare uno spiraglio di speranza, di fiducia per il suo cammino futuro, quando vorremmo che in questa domenica potesse sentire di essere chiamata a una vita nuova. Quell'umanità che teme di essere chiusa come in un sepolcro, cioè in uno spazio dal quale non c'è uscita, uno spazio ristretto, limitato, uno spazio nel quale c'è solo, potremmo dire, il tempo della corruzione delle cose di questo mondo, il tempo del disfacimento, il tempo dell'andare verso il nulla, e trovare questo sepolcro invece aperto, questo sepolcro spalancato, dove è stata tolta quella pietra che sembrava chiudere ogni speranza dell'umanità, e incontrare quindi finalmente il Cristo risorto. Il Cristo risorto, colui che ha offerto tutto se stesso per vivere insieme con l'umanità, potremmo dire, le sconfitte dell'umanità. Lui, il giusto, è stato condannato dagli ingiusti. Lui, l'innocente, è stato condannato da noi peccatori. Lui che è l'uomo, potremmo dire, che rappresenta la pienezza del bene, la bellezza dell'umanità, la bontà dell'umanità, è stato ridotto ad essere invece come uno dal quale si volta via lo sguardo, dice il profeta, come uno che l'umanità gira il capo per non vedere. Ecco, quell'uomo così sconfitto, così umiliato, quell'uomo annullato, ora è vivo, è risorto, perché egli ha partecipato alla vita con tutto l'amore, e l'amore non muore mai. L'amore si offre totalmente in sacrificio, ma poi risorge e rinnova se stesso e si presenta nuovamente. Certo, si presenta con i segni della passione, porterà per sempre i segni di quelle piaghe, di quei fori che i chiodi hanno procurato sul suo corpo, i chiodi della croce, ma saranno quelli proprio i segni eterni di un amore grande che continua ad essere offerto all'umanità. E allora davvero vorremmo augurare a tutti di sentirsi chiamati alla risurrezione. Lo so, non è facile. Non è facile quando sembra che ci mancano i mezzi, quando sembra che non abbiamo possibilità da offrire forse alle nostre famiglie, a quelle persone che ci sono più care, a cui vorremmo poter dare tutto. Non è facile,
ma è anche vero che risorgere significa impostare in maniera nuova i rapporti. Significa che tutto ciò che noi possiamo condividere nel bene ci chiama a spezzare il pane, ci chiama ad essere un'umanità che capovolge i rapporti, e non si tratta più di sentirsi forti perché si hanno dei mezzi e delle possibilità, ma si tratta invece di sapere che ogni possibilità, come in una grande alleanza, viene condivisa, così come avviene appunto nella ricchezza della vita di famiglia. E allora come l'Apostolo Pietro, come Giovanni, chiamati dalle donne, corriamo al sepolcro, senza timore. Corriamo al sepolcro certi di poter aprire un cammino nuovo per la nostra vita. Ed è bello che siano le donne a chiamare gli altri apostoli, siano le donne ad essere andate per prime al sepolcro. Perché le donne sono coloro che intensamente sanno vivere con più grande gratuità l'amore e quindi sanno essere partecipi della vita con più grande speranza, che possano davvero anche le nostre donne, insieme a tutti noi uomini, insomma, vivere in quel dialogo che ci aiuta ad essere sempre di sostegno gli uni alla fede degli altri, ad essere di sostegno alla speranza, ad essere di incoraggiamento, perché il Signore è risorto, l'amore non muore, l'amore vive sempre, e impariamo ad essere fiduciosi, ad essere di sostegno, di accompagnamento gli uni agli altri, e questo sarà davvero la pace, quella pace che il Cristo risorto dona e annunzia a tutti i suoi discepoli. Don't you come back no more. Don't you come back no more.